A 45 giorni di distanza dall'ultima gara giocata, la Vastese paga il lungo periodo di inattività perdendo immeritatamente per 2-1 all'Aragona con il Matese che porta a 15 risultati utili consecutivi arrivando a meno 1 dal Castelnuovo. 90 minuti di pressione più o meno costante non sono bastati ai ragazzi del presidente Franco Bolami per guadagnare qualche punto al cospetto di un avversario cinico e spietato. Pronti via e al settimo gli ospiti sono già in gol con il portoghese Abreu che con una conclusione a giro dall'interno dell'area di rigore non lascia scampo a Boccanera. Avvio shock per i padroni di casa che stentano a reagire anche perché irretiti dalla ragnatela costruita dalla squadra campana. Al 19° ci prova Obodo dalla distanza per i locali, ma il portiere ospite è attento. Al 23° la Vastese chiede il rigore per una sospetta respinta con la mano di un giocatore ospite con il direttore di gara che lascia però proseguire con ampi gesti. Passano 60 secondi e Mamona ci riprova, ma Palombo para. Cresce gradualmente la pressione aragonese con Mamona ancora pericoloso al 27° con la palla che questa volta finisce di pochissimo al lato. Attacca la Vastese con i campani che appaiono ora un po' in difficoltà, trovando però al termine del primo tempo il gol del raddoppio con il portiere di casa Boccanera che commette una ingenuità andando a finire addosso ad Abreu in area. Per Barbiero di Campobasso ci sono gli estremi del calcio di rigore con Galesio che trasforma con freddezza spiazzando l'estremo biancorosso per il 2-0 ospite con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al 10° i padroni di casa riaprono però la partita con Martinez che su punizione dai 25 metri beffa Palombo per il gol che dunque dimezza lo svantaggio. Matese 2, Vastese 1. Ci credono ora i ragazzi di Fulvio D'Addario che al 13° hanno una opportunità potenziale con Mamona che in area però mette di testa sopra la traversa. Spinge continuamente la formazione di casa che fa tanto possesso palla costruendo poi al 37° una ghiotta occasione con Palombo che però dice no a Martinez. Si arriva così ai minuti finali della gara con la pressione locale che però non produce azioni pericolose e con il Matese che così al 96° può festeggiare la nona vittoria nelle ultime 15 gare. Per la squadra abruzzese domenica ci sarà la gara in casa della capolista Campobasso, mentre il Matese ospiterà la seconda forza del torneo notaresco, un incrocio che dirà tanto anche sulla lotta promozione. Per la Vastese un ritorno in campo comunque positivo al di là del risultato. Ora la gara in terra molisana sperando di poter recuperare ancora più forze. Molte volte quando uno vince fa gli elogi all'avversario, però devo dire che in campo i ragazzi sono stati bene, non mi aspettavo una prestazione del genere dopo 45 giorni di inattività. I ragazzi hanno dato veramente l'anima in una situazione veramente delicata, con una ripresa incerta perché non sapevamo effettivamente come la squadra potesse reagire. Da una settimana che rilavoriamo su alcuni principi che avevamo fatti nostri, ora bisogna riprendere insomma e riposizionarci dove più ci compete. Possiamo dire che però in fase d'attacco sotto porta insomma è un po' mancata la sua squadra, il Matese è riuscito molto a limitare gli attaccanti biancorossi. Eh sì, ci sta anche questo, insomma giocavamo con due ragazzi che hanno avuto il Covid per 20 giorni davanti, anzi sono stati fin troppo bravi, secondo me sono stati fin troppo bravi, ci sono state delle occasioni, ci sono state delle possibilità, non parliamo neanche del, poi lo vedrete voi, insomma, della possibilità di avere un rigore, penso che ci poteva anche stare, però al di là di questo mi interessava vedere l'approccio al riprendere, l'entusiasmo che c'è stato per riprendere. Certamente la sconfitta ci fa male, che se avessimo pareggiato sarebbe stata una forza in più che avremmo avuto. E abbiamo fatto 3 punti oggi soffertissimi perché come sempre d'altronde siamo stati bravi nella fase difensiva lasciando pochissimo spazio, pochissime conclusioni agli avversari che tra l'altro però hanno avuto un grande possesso di palla, idee di gioco importanti e devo dire che siamo stati veramente cinici. Abbiamo fatto il primo tempo, abbiamo chiuso in vantaggio di 2-0, secondo tempo abbiamo preso un gol che onestamente lo devo rivedere perché qualche errore abbiamo fatto, credo che la barriera non sia stata posizionata bene, però abbiamo sofferto tanto, abbiamo sofferto il campo, il fatto di giocare ogni 3 giorni e soprattutto abbiamo sofferto la forza della squadra avversaria.